Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Sto provando a non fare troppo casino perché è abbastanza presto. Che ore sono? Sono le 6:46 del mattino. Oggi è 4 agosto, martedì 4 agosto, e stiamo per partire per andare a Stromboli. Stiamo per andare a Stromboli, dove passeremo 3 giorni. Questo è mio padre che ha spento la luce in bagno, quindi... Ok, staremo via, come vi dicevo, 3 giorni e staremo a Stromboli, che è una delle isole Eolie, e niente, passeremo questi 3 giorni in un hotel, cioè pernotteremo in un hotel dove già siamo stati, che è bellissimo, quindi non vedo l'ora di tornare. Comunque ci siamo svegliati alle 6 perché abbiamo il traghetto, o meglio l'aliscafo da prendere, e quindi abbiamo un orario. Comunque niente, io ho cercato di compattare un minimo la valigia, ho preso quella la valigia grande per non dover fare la selezione dei vestiti e ho lasciato la piccolina qua, e il mio letto è sfatto. Ci ho buttato dentro di tutto, tutti i beauty che avevo qua li ho messi là dentro e basta, poi ho detto ok, andiamo. Quindi mi sono resa conto che se avessi voluto avrei potuto mettere tutto là dentro, facendo magari una cernita fin da casa, però vabbè, ormai sono partita con 2 valigie, ce le teniamo. Comunque niente, adesso scendo che raggiungo mia mamma, mia sorella e mia nonna, che è scesa lì un attimo, e mio papà anche sta scendendo da su perché loro dormono su. e poi andiamo, insomma. Bene amici, noi siamo sul traghetto che ci porterà a Stromboli, ci metterà ben 3 ore, quindi ci divertiremo. Io non ho neanche portato le cuffie perché ce l'ho in valigia, però almeno ho il Kindle, almeno questo. E poi adesso vado a fare la colazione. E comunque il distanziamento, sì, noi siamo vicine perché siamo sorelle, ma del resto c'è poca gente rispettosa. No, beh, a parte le famiglie che si sono vicine, giustamente, proprio il distanziamento tra la famiglia e l'altro. Non riesco proprio a vedere. L'annuncio è durato il tempo che io ho usato per finire la brioche, ovviamente. Comunque, ho fatto colazione. Comunque, ieri non vi ho fatto vedere le cose che ho acquistato alla Decathlon, perché alla fine abbiamo trovato le scarpette che ci servivano, quelle per fortuna le abbiamo trovate tutti. E poi ho preso delle cose io, ma in realtà le cose di cui parlavo non le abbiamo trovate, abbiamo realizzato che potevamo farne a meno e comprare delle cose più belle a casa. Quindi alla fine la comprate solo io praticamente. Intanto ho preso questo sacchetto della Suvea per contenere tutto, perché ne avevo un retino, però non ci stavano le pinne, quindi era un po' scomodo. Invece questo si può portare con il laccio ed è fighissimo. Poi vabbè, queste sono le scarpette ancora con l'etichetta, e poi mi sono comprata le pinne della Mares, le ho prese giallo fluo perché il resto della mia attrezzatura è gialla, la maschera e i boccali sono gialli, e quindi ho preso le pinne giallo fluo e nere. Vabbè, dopo questo haul adesso parte definitivamente la prossima isola. Bene, siamo appena arrivati a Stromboli, o meglio, siamo appena arrivati in hotel. Adesso vi facciamo vedere la stanza, poi ci cambiamo, ci mettiamo subito il costume perché stiamo morendo di caldo. Ma mangiamo qua. Dove mangiamo? Visto che bella quella notte. Grazie. Allora, mia sorella, abbiamo già fatto un bagnetto, adesso vi spiego dove siamo, vi faccio vedere anche un attimo dentro la camera, però stavamo morendo di caldo, avevamo bisogno di fare un bagno, quindi l'abbiamo fatto, però adesso mi asciugo un attimo e poi entro per farvi vedere.
Amici, allora, prima di continuare con la mia giornata ci tenevo a farvi vedere un attimo la stanza, quindi adesso vi faccio un tour. In realtà è abbastanza grande, tipo un mini appartamento, adesso vi faccio vedere tutto. Ah, piccola premessa, siamo in camera con i nostri genitori, perché per chi mi segue sa che spesso prendiamo due stanze diverse, cioè non diverse, due stanze separate, soprattutto quando andiamo a fare i weekend piccoli e quindi siamo in camere d'albergo, quelle dove entri, letto, bagno, fine. Quindi in quei casi spesso prendiamo la camera separata, da un paio di anni la prendiamo praticamente sempre, però capita soprattutto quando siamo in estate al mare che abbiamo le camere insieme, perché questo abbiamo trovato, insomma. Però vabbè, a questo giro abbiamo una cosa un po' diversa, tra l'altro abbiamo prenotato all'ultimo momento, quindi abbiamo una cosa anche abbastanza grande. Invece qualche anno fa quando siamo venuti avevamo una cosa un po' più piccola, però non so se stessi già vloggando, cioè io non ricordo che cosa facevo nella mia vita in quel periodo. Quindi questa è la porta d'ingresso e qui subito c'è un salottino, chiamiamolo così, ci sono due poltrone, un tavolino e questa è una porta finestra, credo, ma non so se si apre. No. Puoi aprire a... ecco, così. Questo qui è il nostro tipo terrazzino privato, non è un terrazzo ma è un giardinetto privato dove ci sono le nostre sdraio private. Dopo vi faccio vedere anche fuori perché è molto carino. Non mi ricordo l'anno in cui siamo venuti, però comunque quella volta che eravamo venuti non avevamo tutto questo spazio. Comunque, questo è il salottino con qui le mie pinne e la mia roba. Poi qui abbiamo un tavolo da pranzo, ma noi non lo useremo. Da questo lato, questo non so cosa sia, tipo un separé. E qui c'è la cucina dove mio papà ha già posizionato le cose per caricare, che tanto la cucina non la useremo per niente. Vabbè, qui ci sono vari armadi. Poi qui si scende e c'è un divano a letto dove dormiamo io e mia sorella, dove abbiamo già messo tutte le nostre valigie. Lì c'è un comò e qui c'è di nuovo una finestra che dà alla piscina, che si intravede, e il posto che vi ho fatto vedere prima. Tornando su, ci sono altre scale che portano sulla destra al bagnetto mio e di mia sorella. È piccolino, però vabbè, c'è anche la doccia, quindi perfetto. Qui a fianco invece c'è la camera dei miei genitori, con anche la porta, perché spesso abbiamo la camera insieme ma non ci sono porte. E qui c'è il loro bagno, un po' più grande, però neanche troppo più grande in realtà. Da questo lato invece c'è una porta che permette di uscire. Quindi intanto possiamo andare su, dove c'è un terrazzino con anche la zona all'ombra. Poi c'è questa scala a chiocciole che porta a un altro terrazzino. Ecco qui il nostro terrazzo privato con le sdraio e il tavolo. E invece di salire per quelle scale dove siamo appena andati, si può scendere e arriviamo al punto di cui vi parlavo. Qui c'è la piscina ovviamente di tutti e qui ci siamo noi che stiamo mangiando. E niente, qui abbiamo anche un po' di ombra sotto questa pianta, quindi mia sorella non possiamo che essere più contente. Ah, e tra l'altro, cosa molto fica, qui c'è il cancelletto per uscire, quindi se vogliamo andare in piscina senza fare il giro di tutta la casa possiamo aprire il cancelletto e uscire. Ok, fatto questo tour io ho preso un'insalatina a pranzo che ho già mangiato, però adesso abbiamo ordinato delle altre patatine e quindi ne ho approfittato per venire qui un attimo a farvi il tour. Adesso volevo mettermi anche un po' di crema, ma non so dove mia sorella le abbia lasciate, quindi vabbè, lo farò dopo. Comunque niente, questo è quanto, il posto è molto bello, la camera è gigante. E oggi abbiamo deciso di pranzare qui per provare appunto la cucina del posto, perché quando eravamo venuti ancora non facevano anche il pranzo. Oggi pomeriggio abbiamo deciso di rimanere qui in piscina perché alle 6:45 dobbiamo essere al porto, cioè non al porto, però comunque in un punto per partire con la barca, perché andremo a Ginostra, che è un altro punto dell'isola di Stromboli. Noi siamo qui per dire e Ginostra è dietro. Sinceramente non ho capito se mangeremo a Ginostra oppure una volta tornati, perché praticamente per via del Covid sono stati chiusi alcuni posti a Ginostra e quindi non potremo andare in un posto dove già eravamo andati,
e ci era piaciuto molto. Però comunque non so dove, ma so che mangeremo una pizza. Facendo dei calcoli penso che mangeremo una volta tornati dal giro con la barca. Comunque, visto che oggi dovevamo essere pronti e uscire abbastanza presto, non volevamo andare al mare, stare lì 2 ore per poi dover ritornare, e quindi rimaniamo qui. Buongiorno amici, ci sono solo io in piscina, solo io. Prima c'era anche mia sorella qua, ma è entrata perché ha un po' di mal di testa, probabilmente per il caldo. Io invece sto così bene e vi dico buongiorno perché mi sono appena svegliata. Ho letto un po', poi mi era salito un po' l'abbiocco e quindi ho dormito un po', non so neanche quanto in realtà. Ok amici, io ho deciso di alzare il sederino e sto andando in camera per andarmi a fare una doccia. Comunque devo mettere a caricare assolutamente il Kindle, perché anche se non l'ho usato per un po', forse per il caldo però si è scaricato un sacco, tant'è che mi diceva che devo metterlo sotto carica per continuare a leggere, bla bla, anche se in realtà poi ha tenuto un po'. Tra l'altro non mi ricordo quanti anni fa, quando siamo venuti, avevamo questa casa qui dove ci sono questi teli stesi, invece adesso abbiamo questa, cioè qui entro dal cancelletto. Allora amici, sono le 5:30 e ho appena fatto la seconda figuraccia della giornata. Anche prima stavo registrando e passa un signore, tipo mi ha guardato malissimo, tipo io hey. Comunque sono le 5:30 e noi ci siamo fatte una doccia e cambiate. Facciamo vedere il mio outfit. Ho ancora i capelli bagnati perché ovviamente in estate la mia filosofia è non si usa il phon, a meno che io sia tipo stra di fretta o pazza. E però in vacanza proprio il phon non so neanche cosa sia. Comunque ci siamo cambiate perché, come vi dicevo, dobbiamo fare quel giro in barca. Però prima volevamo andare a fare i 2 passi qui vicino, perché non abbiamo mangiato niente per merenda e stiamo morendo di fame. Bene, anche per pranzo, diciamo. Sì, abbiamo mangiato poco anche a pranzo e a me fa anche male la testa, in realtà. A tutti fa male. Comunque il mio accessorio per quest'estate è questo elastico, che è tipo un po' particolare, quindi è anche carino. Convinta? Sì, sì, io convintissima. No, vabbè, comunque lo tengo sempre al polso perché lego costantemente i capelli perché fa troppo caldo. La barca è stata annullata stasera? Sì. Ma va. Sì. Tu sei stata uguale a me? Amici, come penso abbiate capito, purtroppo per via del Mare Rosso venga a piovere. No, ecco qui, è un po' così. E poi andiamo a mangiare, abbiamo anticipato la prenotazione perché appunto non dovendo andare più in barca non aveva senso andare a mangiare alle 10. E forse se domani il mare lo permetterà andremo domani a fare il giro, anche perché è la nostra ultima possibilità, perché o domani o non si va. All'alba delle 18:40 vai, fai una fotina. Comunque, perché se lo stessi chiedendo, questo gelato nocciole pistacchio, questo è un cappuccio, anche se in realtà dentro sembrerebbe esserci la granita al caffè, ma vabbè, doveva essere un cappuccio freddo, ma va bene così. Ragazzi, indovinate che ha appena fatto acquisti? Lei. Allora, ragazzi, mia sorella, ho trovato la collina con le conchiglie.
Adesso me ne serve una un po' più lunga da mettere così. E poi ho comprato anche questo. Di vetro penso sia. Io ho comprato una cavigliera sempre con le conchiglie, ma non so se sono convinta. Si fa c***o. Non si vede niente. L'ho visto. Sì. Oh, l'ho visto io, l'ho visto. Non ho rete. Muoviti. Amici, allora praticamente è stata una figata. Abbiamo visto di sfuggita con un colpo di fortuna il vulcano sparare fuori un po' di lava, quindi eruttare leggermente. Io devo anche capire dove sto andando. Avevamo deciso di allungare un po' la nostra passeggiata, quindi adesso stiamo tornando di corsa in hotel. Siamo rimasti un po' lì seduti, abbiamo visto un altro piccolissimo spruzzo. Purtroppo però non riuscirei a registrarlo, secondo me, molto bene. Non sono riuscita a registrare il primo spruzzo perché l'abbiamo visto proprio di sfuggita e è durato poco. Comunque adesso stiamo andando sul terrazzo, cioè mamma, ciao, della nostra camera, perché probabilmente lo vedremo anche meglio. Sì, perché quindi, è proprio sotto. Quindi ma stiamo correndo. Noi siamo riusciti a vedere un paio di altre volte il vulcano eruttare. E purtroppo però non siamo riusciti a scattare il momento, registrarlo in qualche modo, perché cioè è davvero difficile registrare un momento del genere, soprattutto con un cellulare, cioè bisognerebbe avere delle telecamere con degli iper mega obiettivi. Comunque mi sono appena struccata, ho una faccia fantastica. Domani mattina vogliamo alzarci all'alba per andare alle foto. Ciao, non riesco neanche più a parlare. Per andare a fare delle foto, idee by mia sorella. E niente, quindi siccome domani vogliamo fare questa pazzia, che peraltro non è una grande pazzia, però siccome ci vogliamo alzare presto, sono già le 23.36, anche se voi non la vedrete mai nella vita. Ecco qua, 23.36. E sì, comunque ti devi avere la forza di alzarti, anche se poi torni a dormire. Vabbè, fatto sta che adesso andiamo a dormire. Mi sono appena struccata, vado a lavare un attimo la faccia e poi corro a letto. Quindi niente, detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito questo video vlog, spero vi sia piaciuto e vi aspetto nei prossimi giorni con gli altri vlog, sia da Stromboli sia dagli altri posticini che visiteremo qui in Sicilia. Quindi buona notte a tutti e al prossimo video. Ciao!